Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Ragazzuoli, alla fine ho pullato altri due giri circa e ho trovato Gohan SL Junior Extreme. Purtroppo il buon SLF non è voluto uscire, quindi mi devo accontentare. Ragazzuoli, oggi vi porto Gohan Green, personaggio molto interessante dal punto di vista difensivo, visto che ha un sacco di escamotage per evitare di essere shottato, neutro, self-heal, è veramente molto solido sotto quell'aspetto, però vedremo quanto impatto avrà nel meta. Lo giocheremo nell'hybrid con Pan e Trunks su World of Hope. Secondo me la miglior versione di questo team è levare Pan, mettere Gokuza, metterlo leader, così hai Trunks World of Hope che è coperto visto che Gokuza leva l'anti-endurance di Vegito e di Gogeta. E in più hai più sicurezza nel Rising Rush. Questo team invece ogni Rising Rush di Vegito lo soffre davvero troppo. Però ho voluto lasciare full hybrid con Pan per far performare meglio Gohan. Hai più danni, sei più solido, gli avversari fanno meno danni, hai una miglior bench. Quindi ragazzuoli, se volete giocare for fun o volete giocare per far performare il personaggio, giocate questa lineup. Se no, levate Pan, mettete Gokuza e lo mettete come leader. Gli equipaggiamenti penso siano giusti, manca giusto il platino tank dell'agenzia ranking magari, però penso siano corretti perché lui comunque è un defense type che fa un po' di danni con le strike, ma piano piano si deve setappare. E quindi alla fine ho messo due equip difensivi e questo che è il classico equip sbroccato per gli hybrid che dà delle percentuali pure che non hanno senso. Detto questo ragazzuoli, andiamo subito in PvP. Siamo contro un team molto esotico. Andiamo. Andiamo. Allora. Capiamo. Dobbiamo solo capire. Ok. Al massimo metto in cover Gohan se mi entra in combo, non c'è nessun problema. Bravissimo! Non droppo, è una semplice SM, così non perdiamo tempo. Bravo, capo. Oh, qua rischio la kill, eh? Non ho sentito il saltello, però io tiro l'SM a fiducia. Eh sì, a fiducia. Ok, Beast è morto. E ci siamo. Ho preso il primo... Ok. Me la prendo, me la prendo. Me la prendo. Bravo. Ok, ho preso i primi buff, ma dovrei entrare in cover. Ho cattivo questo uomo. Eh sì, dai, bro. Più più. Bello questo Vegito. Da top. Sì, lo so, Gabri. Funziona così Legends. Ma 6 mesi per Legends sono 60 anni nella vita reale. Che uomo. Mamma mia, ma il continuo take all a caso. Ho i buff, ma non c'è buff dell'SM. Però tra poco passano le 60 counts, dai. Dai. Madonna mia, questa Rising Rush. Questa Rising Rush è il nemico di questa lineup. Bene. Quel Gogeta. Cattivissimo, davvero. Aspetta. 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 Dio mio, ma sta immobile questo uomo. Ma guardalo. Mamma mia, che noia. Ah. Non però guarda quanto danca questo uomo. Bellissimo. Bellissimo. Distacca quanto gli fai? Non gli fai, giustamente, non gli fai. Ok. Mori. Mori. Mamma mia, ma... Si rimette Gon in cover, let's go. Tanca, capo. Ma di che è sta hosta? È bellissima. Marco, ma ti ho salutato, capo. Non mi hai sentito. Guardalo come tanca, guardalo. È lui, l'immortale. Guardalo come tanca, bro. Questa mi sa che non la tanca. No, questa mi sa che devo toccare a fare al volo.
Bro, Staus non mi ricordo di che anime, ma è stupenda. Lo sai che non lo so, però mi fa gasare a bestia. Pam 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 pam, boom. C'è il neutro, ma che posso dire buonasera. Ok. Oh, finalmente un bel team, andiamo, let's go. Ah, ok. In realtà non è nemmeno così male, perché entra con green. Oh, abbiamo il neutro e intanto ci setappiamo. No, questo è un pochino peggio. Possiamo mettere Trunks. Però comunque l'utilità è questa, quella di mettere Gohan Green in cover due volte. Prende full buff sia su SM che su danno. Intanto tanca, leva la sfera al nemico. Però finisce lì. Potremmo mettergli un pochino più di distruzione di sfere, secondo me. Un po' la Jiren, che ne ha tre. Lui magari gli mettimi due, diciamo. Se solo uno è un po' useless. Bello, bravo. Ok, ottimo. Guarda il Trunks Sword of Hope come picchia. Puro, e penso Future. No, sicuramente Future. Mamma mia, quella meravigliosa, meravigliosa strike a full screen e long range. Quella proprio incounterabile, impredictabile. Ma oh, Mario, no, non l'ho trovato. Perché ho fatto subire la SM a lui? Non dovevo. C'è una verde in mano, posso anche tirarla in teoria. Ok. Però qua contro due purple fa un po' di fatica il nostro Gohan. Posso rushare? Assolutamente no. Posso ultare? Forse sì, forse sì. Com'è sta Gohan? Carino, cioè è carino, però niente di che purtroppo. E i team sono puzzolenti. Cioè, penso che il miglior team in cui puoi giocarlo è Gokuza, Gohan e Trunks World of Hope. Ma lì dentro non è che abbia così tanto utility. È caruccio, ci sta. Annulla che vale una pull assurda. Bello questo. Questo è davvero bello. Questo è ancora più bello. Devo mettere Gohan, ma non c'ho niente, tipo. Mi switch a Frieza. Scherzavo. Il Bruno switch a Frieza. Ah, no, switchava adesso. Non ci spiego. Va bene, va bene, va bene. Adesso lo faccio rientrare. Lo faccio rientrare. Vediamo se riesco a finirla con Gon e prendiamo anche la windscreen. Quindi si skip. No, non lo so perché non ho Cell. Comunque sì, cioè io skipperei questo banner. Però Cell non ce l'ho, quindi non so quanto è forte nell'effettivo. Ma quello lo vedremo poi durante la season. Se entra in qualche line up. Il classico. Questo è buono. No, vabbè, ovviamente mi ha. Proprio instant luccato la strike. Immediatamente. Mannaggia, mannaggia, quanto ti odio Guzza, ti odio proprio. Mamma, ma che cos'è questo timing? SM in full screen e vado a perdere il game? Eh sì. Proprio così è andato. Ah, poi perdo il timing qui. Perso. Oddio, forse no. Ma dai, ma guarda cosa ha schivato! La tank. No, la tank. Sbagliato, devo usarla dopo la main. Andiamo. Oddio, c'è la crash e il Gohan. Guarda le pizze che tira. Temo bastardo, zitto. Gokuza schifoso. Vai a casa, vai a casa, silenzio. Silenzio che c'è il Got verde. C'è il Got verde. Vabbè, è un future, dai, dai, dai. È un future, va bene. Letterale, bro, che ne pensi di Cell e Gohan? Però potessi non laggare in questo modo. Ok. Grazie capo. Sono contento. SM. Allora verde. Vorrei mettere il Gohan in cover. Però cominciamo a fargli prendere i buff, dai. Eccoci. Ottimo. Ma sì, dai. Full setup, ora si deve solo setupare le cover, va bene così. Va bene, ci sta. Sam metterà Vegito, non gli farò niente, penso. Veramente poco e nulla. Ok, infatti. Poi sta min che si ruba il Vanishing, vabbè, non è anti-Vegito assolutamente, però ha una verde in mano.
qua posso mettere Gohan, che rompe anche la sfera in cover. Vero? No, non gliela rompe perché è Vegito, santo cielo. Non mi lasciare, bro. Non farlo. Lo so che non vuoi farlo. Lo so che non vuoi farlo. Dai, però tanca, eh. Però tanca, tankare tanca. A tankare tanca. Pa 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 pa. Dai, quanto gli fai? Non penso che siamo sotto questa panna e full HP. Non scherziamo. Fatto. Siamo safe. Ma c'è una verde in mano, palese proprio. No. No, è Racing Rush, non posso nemmeno mettere Trunks, che bello. Che schifo di timing questo. Ok. Sempre, GG. Grande Gibro, almeno non puoi lasciarmi. Lo lascia Vegeta a lasciarmi, non l'ha fatto. Ora Gohan tankerà questa roba. Sì, devi farlo un mod, Watch Timer, bro. Me la tanchi, vero? Grandissimo Gohan. Grandissimo Goat. Era singracciato da un SM? No, peccato. Allora, per fortuna posso rischivare. Mamma mia. Ok. Tanto posso rischivare. Vabbè, però sempre. Ma mi tira solo palline bait. Oh, buono che gli aveva il gauge. Buono, capo. Andare decisamente peggio. Oddio, ma che timing. Matto psicopatico. No, mi rompe tutto. Mi rompe anche la vita. Ma non è male, in teoria, questa roba. E facciamo così, così. Posso lasciare perché tanto Trunks non rientra. Rientra tra un bel po' ancora. No, non ci. Ma tutto davvero hai messo Rosé? Ma perché Rosé in cover? Che non ha senso proprio. Ah, timing è schifoso. Non mi ammazzi. Guarda quanto tank, il Goat! Il Goat! C'è pure il Vanishing che si è preso con la strike. Va bene, TV, sti cavoli. Metti chi vuoi. No, metterà sicuramente... pure drop qui. Ottimo! Ottimo! Non è che me ne frega molto di sto neutro. Ma secondo me ti ammazzo, secondo me ti ammazzo. Secondo me gli faccio male. No, Kizza non sta, però. Non so dove sta. Bam. Bellissimo. Verde al volo. Verde al volo. E quella pallina. Bellissima questa pallina bait. Inizio partita gladiere. Inizio partita, bro, che continua a fare questa cosa. Terminala, bro. Vai, Guanozzo. Termina questo game. Bravo. Ok. Non male. Non male. Devo dire che qua, che qua l'ha carriata abbastanza. Li abbutti così e poi ordini la birra e te ne vai. Allora, siamo contro Purple, Purple Red. Oh, vabbè, comunque dei team decenti, finalmente. Ok, facciamo così. Non so. Bravo. Io aspettavo solo questo. Vabbè, aspetta, un paio di colpi e mi riprendo con Trunks senza entrare in cover con Gone perché voglio il gauge attivo, più che altro. Poi vediamo che fare. Oh, gauge fullato. Questo volevo. Io volevo semplicemente questo. Verde in mano? Io penso che tu abbia ugualmente una verde in mano. Va bene, va bene. Ora possiamo mettere Gon in realtà. Ci va benissimo. E ho anche rotto la sfera visto che è entrato Gokuza. Siamo belli safe. No switch. Può mettere Gogeta? No. Ok, vai, vai. Ottimo, 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 ottimo. Se droppo? Ho usato un po' troppo. Ok. Ok. Anche da 120 diventa forte la verde di Gon, giusto? Perché buffa, backer drop, eccetera. Mamma, ma davvero? Aspettava solo si ingrascia in sto modo. Questo è male. Come la clutch con Gon? Non si clutch. Non si clutch. Devo sperare di pararlo questo. Se no non si clutch. Abbiamo perso. Buono. Bravissimo. Switch? Sì. Guzzo è sempre... Certo, doppio purple Gon, cioè, ma che fa? Quello è il problema. Che fa se non tankare quelle combo? Devo sperare che questo Guzzo vada a switchare. Allora lì sì. Allora lì si godicchia. Ma solo in quel caso.
Posso rushare, mette Gogeta, ok. Se riesco a rushare Gogeta va bene. Nah, tackle. Va bene così. Va bene così, è fine. Boom. Non ci credo. Sì, morto uno. Dai, switch a Frieza. Switch a Frieza e fammi godere. Tanca lui, tanca lui. Ora mette Gokuzu e metto pane e tu switch. Mamma mia, però quanto tanca questo uomo. Quanto tanca questo uomo. No, 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 assolutamente no. Lo locca. Ok, tienimi tutto ciò che vuoi. Ma l'importante, bro, è che mi switchi con Frieza. Bravissimo. Bravissimo. La Sentagon può effettivamente fare dei danni. Ho anche la verde che è buffata. Facciamo verde. Così abbassa sub counts. Entra il mio Gohan. Ovviamente mi si la cosa, la verde. Ti odio. Ti odio. Buonissimo. Vai. Ah, non droppo perché ho una blast in mano. Senza che rischio. Va bene, va bene. Vabbè, non so male i danni. La main, vabbè, la main ci dava il vanishing. La uso per dopo al massimo. Vai. Ok. Qua deve switchare con Gokuza perché sennò poi Gone lo apre, tipo. È pazzo. Abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Ma la main ti pescava tipo un SM, no? Che era solo Racing Rush, Luccato, Sub Counts e Vanishing. Solo. Molto bene. Bravo, Gone. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Allora guys, Gohan, personaggio sicuramente buono, difensivamente penso uno dei migliori del meta, visto che ce l'ho sulla 6 stelle. Purtroppo le lineup non penso che siano così top tier, hybrid puro, per una godly è sconsigliato. Se ci mettete Gokuzu il team sicuramente gira meglio, ma ci sta appunto qualcosa di più forte da giocare con Gokuzu, classico di Universal App, con Vegeta, MVP, Loe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi personaggio che sulla carta è promosso perché ha un bel kit, difensivamente è solido, fa anche i suoi dannetti dopo il late game, però per il meta non penso che avrà così tanto impatto. Ditemi voi cosa ne pensate di Gohan, io vi saluto e ci vediamo dopo con un prossimo video.